Ciao a tutti, sono Andrea ed eccoci al secondo video della mia guida allo strumento eBettor Route Planner. Come abbiamo visto l'altra volta, abbiamo programmato un viaggio da Massa, che è dove abito, fino a Reggio Emilia, che sarà la sede della parata elettrica che ci sarà l'8 marzo prossimo. Come abbiamo visto l'altra volta, senza toccare nessun parametro, il sito ci permette di programmare quello che è il tragitto, programmare una sosta, poiché la carica della mia l'autonomia della mia automobile non permette di arrivare a destinazione senza effettuare una carica, quindi indica anche dove fermarsi, il tempo di ricarica, che erano 10 minuti, e il tempo totale, che erano 2 ore e 51 minuti. Vediamo oggi i parametri base. Come abbiamo visto l'altra volta, il sito propone di default un valore di riferimento di consumo. Questo valore è derivato dai test che vengono fatti dagli utenti che si iscrivono a questo sito e che fornisce un valore medio di quello che è il consumo di quello specifico modello di automobile a 110 km all'ora. Questo consumo potrebbe non essere del tutto veritiero per la vostra automobile, perché ci sono vari fattori che possono influenzare quello che è il consumo dell'auto, per esempio il modello di pneumatici, la dimensione, il livello di pressione dei pneumatici stessi, anche a livello aerodinamico, la forma dei cerchi, eventuali antenne, tutta una serie di fattori che possono influenzare, appunto, anzi che influenzano appunto il consumo dell'automobile. Come facciamo a capire quanto effettivamente consuma la nostra auto? Il modo migliore è quello di fare un test, un vero e proprio test di consumo. Quindi la cosa importante è trovare un tratto di autostrada il più possibile pianeggiante, ma non è, come vedremo dopo, non è fondamentale, di una lunghezza di almeno 20-30 km tra due caselli. Noi ci metteremo in autostrada, imposteremo una velocità magari tramite il cruise control a 110 km all'ora, resettando il computer di bordo che ci indica il consumo. Al termine del viaggio di andata ci segneremo il consumo medio rilevato, rientreremo in autostrada nel verso opposto e faremo la stessa cosa. Resettiamo il computer di bordo, impostiamo il cruise control a 110 km all'ora e ritorniamo indietro fino al punto di partenza. Alla fine ci segneremo nuovamente il consumo medio e faremo la media nuovamente tra i due valori che abbiamo trovato. Questo ci darà un valore abbastanza preciso di quello che è il consumo della nostra automobile così com'è. Io ho fatto questo test con la mia auto e ho scoperto che all'incirca il consumo medio è tra 5,9 e 6,1 km per kilowattora. Quindi posso andare a impostare questo valore in questo campo, in modo così, molto semplicemente. E andiamo a ricalcolare quello che è il viaggio. L'altra volta il viaggio era di 2 ore e 51 minuti e vedete, in questo modo, solamente impostando il valore reale di consumo della mia auto, la stima è passata a 2 ore e 28 minuti, decisamente meno rispetto a prima. È sempre necessaria una sosta, sempre la stessa colonnina che era stata identificata l'altra volta, ma la differenza la fa soprattutto la velocità media, che è passata da 70 a 90 km all'ora durante il primo tratto. Anche la durata della carica è diminuita di circa 2 minuti e questo ha fatto sì che il risparmio di tempo sia di appunto 23 minuti, un risparmio notevole. Per questo video è tutto, vedremo la prossima volta i parametri che ci permetteranno di ottimizzare ulteriormente la carica e le opzioni di viaggio in modo da cercare di guadagnare qualche altro minuto nel tragitto. Alla prossima!